L'ambiente è molto importante perché ha fatto delle battaglie decisive per la difesa del nostro territorio e lo ha fatto negli anni senza chiudersi, ma provando a raccontare quello che viene definito sviluppo sostenibile. Questo credo che sia un contributo fondamentale. Io credo che in Legambiente ci sia una grande voglia di aprirsi, bisogna che più cittadini si imbocchino le maniche perché le idee e i progetti avrebbero molta più voce se più cittadini partecipassero e sostenessero. Legambiente è una realtà molto aperta, interessante, ha molto chiaro gli obiettivi su cui lavora ed è capace di dialogare con diciamo tutti gli attori della società, imprese piccole, grosse imprese, amministrazioni pubbliche, altre realtà associative. Questo secondo me è il valore maggiore e quello che rende così interessante la collaborazione con Legambiente. Mi sembra molto interessante sviluppare l'idea dell'ecosistema urbano, della sostenibilità urbana e portare effettivamente questi temi ambientali nella interrelazione tra i diversi tipi di attori che si muovono nella città. Legambiente sul territorio credo rappresenti un motore di innovazione e di cambiamento. È uno strumento per diffondere la cultura degli stili di vita sostenibili. Ci sono sicuramente molte tematiche sulle quali si può insistere, per esempio il coinvolgimento delle comunità sul tema dell'alimentazione, quindi l'autoproduzione di cibo sostenibile, la riduzione dello spreco alimentare connesso anche alle implicazioni ambientali e forse anche un salto di qualità sull'analisi delle implicazioni economiche che vanno a intercettare non solo la sensibilità ambientale ma anche quella sulla gestione del bene pubblico. Legambiente fra le organizzazioni non governative che si occupano dei temi ambientali è sicuramente una delle più innovative nel modo di approcciare i problemi. Quindi non solo advocacy, sostenere certe tematiche, ma anche cercare di lavorare con i vari partner, i vari stakeholder, tra cui le imprese e le amministrazioni, nel cercare la soluzione ai vari problemi che possono impattare sulla nostra comunità. Sicuramente la sua presenza capillare è un elemento, secondo me, di forza che dovrà continuare a presidiare e sviluppare in modo tale da aumentare la sensibilità proprio dei singoli pezzi di comunità dispersi nei territori. Le grandi sfide sono già, credo, al centro delle sue attività. Sicuramente i cambiamenti climatici, primo tema a livello mondiale, ma anche la biodiversità, e lo sta facendo, e la difesa del suolo, che è stato un suo cavallo di battaglia dell'ultimo periodo. Per me Legambiente è prima di tutto un serbatoio di conoscenza su quelle che sono le buone pratiche, ma anche una memoria storica di quelli che sono stati gli errori fatti negli anni dalle amministrazioni su questi temi. Secondo me Legambiente dovrebbe dare vita a una sorta di data hub, un centro di raccolta di dati, di informazioni che restituisca tutto ciò che riguarda numeri e statistiche relativamente all'ambiente, che Legambiente raccoglie, ha raccolto negli anni e continua a fare. Sarebbe bello se riuscisse a diventare una sorta di polo di divulgazione su tutti i vari settori di cui si occupa, dall'inquinamento atmosferico al consumo di suolo, dalle discariche allo stato di salute delle nostre acque. È stato amore a prima vista perché mi è sempre piaciuto l'aspetto pratico, poca teoria e tanta pratica, un modo di essere che io definisco ecocentrici a 360 gradi, che coinvolge tutto lo stile di vita. E poi la caratteristica che mi piace di Legambiente è che è davvero una famiglia, fa squadra per un unico obiettivo: stare tutti meglio, stare meglio con il nostro pianeta. Secondo me quello su cui potrebbe lavorare un po' di più è sugli stili di vita ecologici che tutti possiamo mettere in campo per ridurre il nostro impatto ambientale. Legambiente Lombardia in particolare è stata sempre uno dei punti di forza della Legambiente, non solo per le dimensioni della regione ma anche per la cultura che esprimeva. Direi che è una delle regioni da cui è nata Legambiente all'inizio e che è chiamata sempre a svolgere un ruolo anche di frontiera
su molte battaglie, come quella del consumo di suolo, difficile. Lo si è vista anche la raccolta di firme, che all'estero non è andata bene. Bisogna incrociare anche i cambiamenti che sono in corso nella società e i cambiamenti che sono in corso nell'economia. Milano, la Lombardia, è la prima regione d'Italia per aziende che hanno fatto investimenti in green economy. Allora è chiaro che mettere assieme queste cose richiede una cultura, una sensibilità da parte di un'associazione come la Legambiente, che li faccia mantenere la propria anima, ma anche aprirsi ai processi in corso, che sono molto forti e che possono preparare un futuro migliore. Siamo diventati anche un punto di riferimento per gli attori delle decisioni del nostro futuro, che sono le imprese e alcune parti delle istituzioni. È importante che ci rendiamo conto di questa responsabilità che abbiamo. Siamo influenti anche per loro. Credo che dobbiamo imparare ad essere più cattivi. Faccio un esempio tra i tanti. No al diesel nelle città perché inquina, insieme ovviamente al riscaldamento e ad altre cause. Ma dire no al diesel vuol dire che alla fine il diesel, anche grazie all'Legambiente, si fermeranno e cominceranno a muoversi in maniera differente. La politica non ha coraggio di prendere queste decisioni e l'industria sta aspettando.